primo maggio da ricordare nella storia della città di Barletta, inaugurato il sottopasso tra via Einaudi e via Papa Giovanni XXIII. La nuova opera pubblica risulta fondamentale per il superamento di altri passaggi a livello lungo il tracciato ferroviario che attraversa Barletta, hanno dichiarato all'unisono il sindaco Pasquale Cascella e l'assessore lavori pubblici Marina Di Matteo, illustrando il percorso dell'infrastruttura durante l'incontro tenutosi presso l'auditorium della parrocchia di San Nicola e antecedente all'apertura del sottovia. Un'opera frutto di un lavoro sinergico in perfetta armonia con RFI e Italferre, rappresentati dagli ingegneri Carone, Fiorella, Lippolis e Corvo. La nuova strada di collegamento all'infrastruttura è stata intitolata Sandro Pertini. Sicuramente è un importante tassello che si va ad aggiungere a quello che è il programma di soppressione dei passaggi a livello, che comporta la realizzazione di 7 passaggi a livello nel territorio barlettano. Di questi 7 passaggi a livello ne mancano solo 2 per completare l'intero programma, che sono quelli, il sottopasso in corrispondenza del passaggio a livello di via Milano e il sottopasso di via Andria. Questo sottopassaggio è un'opera molto importante perché mette in relazione, la città dalla parte verso mare e la parte verso monte, quindi 2 quartieri molto popolosi. Ora l'ago della Bilancia si è anche sbilanciato dal momento in cui la 167 si è andata formando e quindi c'è una popolazione sempre crescente dall'altro lato della ferrovia. Un'opera complessa anche dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista architettonico, ha comportato notevoli interventi anche fuori da quelle che erano le linee progettuali. I costi, quanto è costato in tutto? L'intero intervento di soppressione dei passaggi a livello ammonta a circa 12 milioni e 500 mila euro, mentre nel particolare questo intervento del sottopasso di Via Einaudi intorno ai 4 milioni di euro. Sindaco, una giornata storica, finalmente l'apertura del sottovia. Sì, è una giornata significativa, diciamo così, che porta a compimento un lavoro, uno sforzo, poi ci sarà ancora qualcosa da sistemare, però è un segnale importante che le divisioni anche fisiche in questo caso della città possono essere contrastate, combattute, recuperate, ricostruite. Questo è il segnale più significativo che era un po' alla base del mio mandato elettorale, è stato uno sforzo che è stato compiuto in questo senso. Abbiamo dimostrato che è possibile anche farlo con fatica,